Vorrei dire che la montagna unisce sicuramente chi assieme si mette sulla strada per salirla, perché è molto faticoso, è molto difficile, pericoloso. Così la gente è costretta a fare cordata comune. Però la montagna può anche dividere, se la vediamo come un confine fra due stati nazionali. Pensiamo alla prima guerra mondiale, che sul Trentino e anche sul Bellonese, anche sul Alto Adige, il confine stava per anni, e la gente era gente amica dalla valle di Cortina verso la valle di Sesto, per esempio, però erano costretti a uccidersi. Io generalmente sono molto scettico con gli stati nazionali e spero che li usiamo bene per arrivare a un sistema più largo, quell'Europa che io sogno nei prossimi decenni. Allora questi nostri confini non servono più e allora la montagna divide meno. Però questo politicamente e non dal punto di vista delle religioni. Io da molti anni studio e salgo le montagne sacre di molte culture diverse e posso dire che la maggior parte delle religioni, specialmente quelle monoteiste, scendono dalla montagna. Pensiamo a Mosè. Mosè scende con i 10 comandamenti dal Sinai. Sono andato a vedere, non è che ho visto bruciare un cespuglio, ma questa immagine è bellissima, che Mosè scende con i 10 comandamenti, porta al popolo israelitico questi 10 comandamenti e loro ci credono perché viene dall'alto, la sopravvisione viene dall'alto. Mohammed dice di aver avuto da Allah la sua visione in una caverna sotto una cima chiamata Monte Hira, non molto alta ma una montagna, e poi è sceso e ha portato al suo popolo quello che lui ha avuto da Allah. Pensiamo a Buddha, che non ha installato una religione, però ha installato una forma di vita. Buddha medita nell'Himalaya, non in cima ma in alta quota, e poi manda gli scolari, che non sono 12 come nel cristianesimo ma sono 18, fuori, giù nel mondo, a raccontare quello che Buddha ha detto a loro. Anche nei momenti moderni, pensiamo a un tibetano, Milarepa si chiama, vissuto 1000 anni fa, lui sale la montagna più sacra del Tibet per dimostrare, dice che è salito sui raggi del sole, non so come si fa, ma lui ce l'ha fatta, per dimostrare ai tibetani che la sapienza viene dall'alto. Uno dei santi più amati da me è San Francesco, che vive ad Assisi, figlio di genitori ricchi, lascia la ricchezza e va a piedi da Assisi fino a Chiusi della Verna, in montagna nell'Appennino, e lì medita. E tutti questi racconti, queste immagini ho portato nel mio museo a Firmiano, perché secondo me questo inizio del rapporto umano con la montagna è molto più forte dei 2-500 anni di storia di alpinismo, fa parte delle montagne. Però sono scettico se una religione, quale sempre, occupa le montagne e le cime. Bisogna sapere che Mao almeno ha detto che il suo busto è stato portato in cima dell'Everest per dimostrare che l'Everest è del comunismo. E Stalin ha fatto la stessa cosa sul picco comunismo. Per questo non sono contro le croci che ci sono, però basta. Perché questa è una nuova forma di occupare le montagne. Non è stato fatto nel Medioevo. Nel Medioevo, quando Petrarca è salito sul, come si chiamava quella montagna? Mont Ventoux. Non c'era la croce, lui è andato su e aveva da un lato una grande paura da questa vastezza che vedeva, dall'altro lato si è accorto che la natura è qualcosa di divino, e lui stesso poi ha un problema, come scrive, di essere uscito talmente dal suo mondo religioso per avvicinarsi a questo caos della natura. La natura in sé, specialmente la grande natura della montagna, ha una dimensione divina. Ci fa capire che noi siamo piccolissimi, siamo niente in confronto a questa, non dico neanche bellezza,
a questo caos. Il tempo è caotico. La slavina viene qua o là, non puoi sempre sapere dove scende. E questo ci fa capire che il mondo è molto più grandioso di quello che noi possiamo immaginare. Ottima sintesi, Reinhard. Alessandro, forse vuoi sottoporre...